Allora mister, ultima giornata di campionato, una sconfitta dal nostro punto di vista maturata da due episodi, perché sostanzialmente le due squadre si sono equivalse durante i 90 minuti, non ci sono state occasioni nitide da parte vostra, forse un po' di paura al momento del tiro, arrivavate bene fino al limite dell'area, fino a buona posizione, poi al momento di tirare... È una costante del nostro campionato, diciamo che fatica a finalizzare. Dopo dietro prima o poi prendiamo gol o per disattenzioni o per mancanza di personalità, visto che abbiamo una squadra anche giovane. Purtroppo la stagione è andata così, avevamo cominciato anche bene, dopo quando abbiamo cominciato a essere tagliati fuori dalla zona playoff, si sapeva che non si arrivava più, ormai le motivazioni sono andate perse e non c'è stato neanche quell'agonismo del voler riuscire a tutti i costi a fare risultato. Ecco, diceva lei un nucleo giovane della squadra, per cui lavorare su questi giovani per poi ripartire alla grande con il prossimo campionato. La squadra ha fatto vedere finché c'è stata la tensione delle partite, che c'era la voglia di fare il risultato, è buono, il nucleo base è buono. Ci vorrebbero due o tre giocatori di un po' di esperienza per trainare, parola giusta, trainare i giovani dalla parte giusta, perché non abbiamo questo, ci manca questo, quella è l'unica lacuna che posso dire. Anche la società, se vuole già cominciare a muoversi sul mercato per trovare magari un portiere un po' di esperienza, in modo da dargli anche un pochino di... che possa farci le ossa, quello che abbiamo, che è giovane e ha tanta voglia. Benissimo, mister, grazie intanto, a questo punto buone vacanze, ci rivediamo al prossimo campionato. Speriamo, un bocca al lupo a tutti quanti. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Però mister, la stagione è finita, una vittoria che comunque è sempre un buon segno da tenere come ricordo di questa stagione, probabilmente la stagione non è stata quella che vi aspettavate, sicuramente, almeno da quello che sappiamo, i vostri obiettivi erano altri, purtroppo anche una concomitanza di risultati sfavorevoli, sconfitte che sappiamo magari arrivate negli ultimi minuti, hanno pesato un po' sull'economia della stagione. Che punto possiamo fare? Il punto finale è questo, la stagione è andata concludendosi in un crescendo, come abbiamo avuto a disposizione tutti i giocatori, sono rientrati da vari infortuni, da qualcuno che era andato via per lavoro, per cui siamo andati in crescendo e dopo sono contento di come si è mossa bene la squadra al primo tempo, che si inizia a vedere nelle ultime 5-6 partite il lavoro fatto durante la stagione, insomma, è giocato abbastanza bene. Finalmente i suoi ragazzi cominciano a tirare, era una pecca che avevamo evidenziato alla fine della partita con il Colloredo, oggi oltre ai due gol ci sono state comunque altre occasioni. Sì, anche se stiamo giocando senza punte, come si vede, non abbiamo una punta di ruolo, se abbiamo attaccanti aggiunti ormai sui laterali, per cui ci dobbiamo fidare così, abbiamo trovato questa soluzione qua, a questa mancanza. Ecco, quindi se magari anche in fase di mercato si riuscisse a trovare qualcuno che proprio è di ruolo, che quindi sa fare anche i movimenti per marcarsi... Una punta di ruolo è fondamentale, uno che calcia, che vede la porta, un egoista sotto area, sarebbe l'ideale. Beh, sappiamo che Drogba comunque sta chiudendo col Chelsea, no? Magari un pensierino, certo, se la società... Certo, la società che potrebbe fare un piccolo corto. Ecco, mister, allora intanto grazie, soprattutto per l'accoglienza che ci avete dato durante tutta la stagione. Buone ferie, noi ci vediamo col prossimo campionato. Un bocca al lupo. Grazie mister, buonasera. Buonasera. Peccato, io devo dire la verità, fino a... Attenzione, il capitano con la Coca-Cola, una cosa allucinante che il caos lo deve vedere. Vergogna, guarda che lo sta bevendo il direttore. Allora, ma gliela aggiungo anche un po'. Ecco, grazie mister. Allora, è buona però, cavo. Sembra strano, un gusto strano però. Allora Paolo, secondo noi una sconfitta maturata da due episodi, perché comunque una disattenzione che ha portato al gol del primo tempo, il secondo gol nato da una punizione quantomeno dubbia. E cos'è mancato alla tua squadra? Forse un po' di cattiveria in fase conclusiva? Sì, non siamo andati quasi mai al tiro? Effettivamente siamo mai stati pericolosi, quasi mai, ma in testito portiere quello è stato un po' il nostro becco per tutto l'anno. Mai cattivi sotto porta e loro con due nostri errori, primo forse era anche un po' fallo perché entrava un po' che batteva, però vabbè, lasciamo perdere. Due errori e due gol, un po' la dinamica di tutto il campionato nostro. Creiamo intanto a centrocampo ma mai cattivi sotto porta.
Ecco, all'andata il risultato era finita 2-2 la partita, sì. C'era stata una tua cappella in occasione del primo gol del Cosenzano, sì. Hai rischiato di fare il regalino anche stavolta. Per diciamo, fortuna! Hai migliorato la tua performance. Sì. Per fortuna questa volta non sono riuscito a regalare il gol, però dai. Ecco. Però dai, tutto sommato, finita. Finita. Era partito sotto altri presupposti del nostro campionato, è andata così. Un'ultima domanda, si parla tanto di questo tuo trasferimento al Tottenham, puoi confermare queste voci? Ma... puoi smentire? No, devo dire che Cairo, se andiamo in Serie B, mi tocca per bene, go baci! Siamo in B, forse, dietro, sta facendo pensierino perché Natale quest'anno... Buon Cesare, ecco... Quest'anno, dell'Udinese diciamo che ci ha tirato un bel bidone... Quindi. Guarda, Marco Motta mi ha chiesto proprio di te, mi ha detto ma come granata, non è male. Scusi. Buonasera, signor. Come mai questa uscita anticipata? Causa infortuni oppure per raccogliere l'applauso frusciante? Per la standing ovation ovviamente, sono a fine stagione, può passare e osservare. Mi sono rotto il dito ieri sera. Io ciò nonostante ho giocato perché dovevo essere presente. Volevo farmi immortalare. Però a 3 minuti dal termine, il buon Granata, proprio lui, mi ha reonto. Ho rivisto le stelle. Perché buon Granata. Ce n'erano già tante in campo di stelle. Buon Granata non sa che i fratelli d'Ago sono patrimonio dell'UNESCO. Mi ha dato giù. Ecco, allora domani sul foro daremo giù a Granata. No. Bene, a più tardi. Diamine, arrivederci. Utenti di foxsport.it. Doppio evento oggi, vittoria per 2-0 del Cosenzano, giusto? Bravo. Come confermano qua Dago e il Barber del Cosenzano. E più il nostro Alberto, con gli anni? 25. Che bello! Ma sei della classe del 25? Sì. Allora, scusate, per questo 25esimo compleanno, amico Alberto Piccoli, il Barber vuole farti un bellissimo regalo. Dai, c'è chi tu sa spattuta. Sì. Dai. Grado. Fai vedere. Dai. Per cortesia, esponga la gente. È timido. Ma finisci Ice, ma mi piace in casa una volta sola. Trosai? Devo dire la verità. La verità. 35. Ah, boh, ecco. Adesso ci siamo. Bene, intanto salute. Auguri, buon compleanno. Ma lei si è iscritto al forum? Non ho pagato la quota. Ai. Devo tirare fuori 0 euro. Ecco, lo aspettiamo, altrimenti gli auguri noi li facciamo. Boh, basta. Intanto buona birra, a più tardi. Viva! Le dimensioni dicono che non contano, però Paolo come dimensioni sono molto in piccolo, no? Allora è con piacere che do una notizia in anteprima che magari dispiacerà molto a Carlo e a Stellina. Nella stagione 2007-2008 diamo il premio di primo classificato alla stagione di chioschi al chiosco del Cosenzano. Grazie! Bravi. Dov'è la valletta? La valletta sta riprendendo. Ringraziamo la direttura che sta riprendendo. Grazie. Un premio meritatissimo. Guarda, il mio fisico è la dimostrazione che insomma le team è bello. Quindi un grande riconoscimento, ma direi anche Dio, onore anche al chiosco del Coloretti. Ma più cosa ti mandano via alle 8 di sera? C'è poco da fare. Meno male che loro si vantano e dicono che hanno chiuso loro il chiosco di Martiniaco. Sì, con le cadevano le sale cinesche, ma comunque faccio notare che abbiamo una buona seconda di petto qua. Sì. Comunque, Cau! Vieni qua, dai, stiamo facendo un... Aspettiamo! Beh, la quarta, dai! E una seconda! Secondo me! Di prima! Prima? No! Il lato scuro lo mandiamo a Coloredo per il playoff oppure facciamo un regalo e facciamo il buono. Dai. No, forza, un regalo, dai. Quindi chi è andato? Forza Coloredo? Sì. Forza Osoppo? Penso Osoppo. Ma già di Fracco? No, è San Di Prato. C'era Pino 59. Ciao Pino. Pino! Una sassasizza per te, eh? Il calcio non è niente con quello. Alla prossima, buon appetito. Grazie mille.